Celebriamo la quinta domenica di Avvento, ci introduciamo con il canto 23 a pagina 42. Volgete gli occhi al Signore e di vostri cuori, cantate a Lui lode e onore e Lui il Salvatore, e Lui il vostro Signore. Ho cercato il Signore e presto mi ascoltò, le mie paure guarì, io sempre l'amerò. Volgete gli occhi al Signore e i vostri cuori, anche a Lui lode e onore, e Lui il Salvatore, e Lui il vostro Signore. Mi ha protetto il Signore dal male, mi salvò, mi consolò nel dolore, nel cammino mi guidò. Volgete gli occhi al Signore e di vostri cuori, cantate a Lui lode e onore, de Lui Salvatore, e Lui il vostro Signore. Se io cerco il Signore, di nulla mancherò. Se gli apriamo il cuore, d'ogni ben lo colmerà. Volgete gli occhi al Signore e di vostri cuori, cantate a Lui lode e onore, e Lui il Salvatore, e Lui il vostro Signore. All'ingresso, rivelati, o tu che siedi sui cherubini, manifesta la tua potenza e vieni, Signore, a salvarci. Volgiti a noi, o Dio onnipotente, guardaci dal cielo e vieni, Signore, a salvarci. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo che viene, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Invochiamo il Signore che viene a salvarci, e la sua salvezza consiste innanzitutto nella misericordia e nel perdono che ci vuole dare adesso all'inizio di questa celebrazione per poter essere qui più degni di stare alla presenza del Signore e di vivere fraternamente tra di noi questo momento della Santa Eucaristia. Tu, Figlio unigenito del Padre, che hai mandato Giovanni a prepararti la via, Kyrie eleison. Tu, nostro Redentore, che purifichi i nostri cuori e li rendi ricchi mediante la tua povertà, Kyrie eleison. Tu, pienezza di verità e di grazia, che ci dai potere di diventare figli di Dio, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Ed ora recitiamo a pagina 3 il cantico di Zaccaria, che è il padre di Giovanni Battista, che anche oggi ci preparerà alla venuta del Signore, e accendiamo la quinta lampada dell'Avvento insieme. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo, come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo, salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto da Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati. Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Preghiamo. Guarda, Dio, dal cielo il tuo popolo e vieni, tu che hai dato principio all'azione di salvezza, conducila a compimento, accrescendo in noi la fede e l'amore per te, nostro Signore e nostro Dio, che vivi e regni con il Padre nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Leggi nel nome del Signore. Lettura del profeta Michea. Così dice il Signore Dio: e tu, Betlemme di Efrata, così piccola per essere fra i villaggi di Giuda, da te uscirà per me colui che deve essere il dominatore di Israele. Le sue origini sono dall'antichità, dai giorni più remoti. Ecco, io manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a me, e subito entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate e l'angelo dell'alleanza che voi sospirate. Eccolo venire, dice il Signore degli eserciti. Chi sopporterà il giorno della sua venuta? Chi resisterà al suo apparire? Egli è come il fuoco del fonditore e come la lisciva dei lavandai. Siederà per fondere e purificare l'argento, purificherà i figli di Levi, li affinerà come oro e argento, perché possano offrire al Signore un'offerta secondo giustizia. Allora l'offerta di Giuda e di Gerusalemme sarà gradita al Signore, come nei giorni antichi, come negli anni lontani. Io mi accosterò a voi per il giudizio e sarò un testimone pronto. Io sono il Signore, non cambio. Voi, figli di Giacobbe, non siete ancora al termine. Fin dai tempi dei vostri padri vi siete allontanati dai miei precetti, non li avete osservati. Tornate a me e io tornerò a voi, dice il Signore degli eserciti. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Salmo. Vieni, Signore, vieni. Vieni a salvarci, vieni. Il Signore rimane fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati. Il Signore libera i prigionieri. Vieni, Signore, vieni. Vieni a salvarci, vieni. Dona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto, il Signore ama i giusti, il Signore protegge i forestieri. Vieni, Signore, vieni, vieni a salvarci, vieni. Egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei malvagi. Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione. Vieni, Signore, vieni, vieni a salvarci, vieni. Lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Dice nel nome del Signore. Fratelli, prima che venisse la fede,
Noi eravamo custoditi e rinchiusi sotto la legge, in attesa della fede che doveva essere rivelata. Così la legge è stata per noi un pedagogo fino a Cristo, perché fossimo giustificati per la fede. Sopraggiunta la fede, non siamo più sotto un pedagogo. Tutti voi, infatti, siete figli di Dio mediante la fede in Cristo Gesù. Poiché quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è giudeo né greco, non c'è schiavo né libero, non c'è maschio e femmina, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù. Parola di Dio. Alleluia, 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 alleluia. Ecco la voce di colui che grida nel deserto: preparate la via del Signore. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. E divenne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Giovanni proclama: era di lui che io dissi, colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. Perché la legge fu data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno l'ha mai visto, il Figlio unigenito che è Dio e è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Anche questa domenica è Giovanni Battista che ci prepara al Natale. Battista è un soprannome che vorrebbe dire battezzatore, infatti Giovanni battezzava nel fiume Giordano. Potremmo però prendere questa parola anche come battistrada, battistrada, perché Giovanni, abbiamo sentito nel Vangelo, parla di Gesù come colui che viene dopo di lui, quindi lui è il battistrada di Gesù in senso fisico, anche se dice che Gesù è più grande di lui, è prima di lui. Il battistrada è colui che guida i passi di quelli che vengono dietro e quindi in un certo senso allora Giovanni Battista ci fa da battistrada verso la grotta di Betlemme, verso Gesù che nasce tra noi e per noi. E ci chiediamo, lui è il battistrada, sta facendo dei passi, quali passi ci dice di fare anche a noi per arrivare da Gesù alla grotta di Betlemme, arrivare al Natale? Ecco, penso che ci suggerisce almeno quattro passi, anche noi diciamo vado a fare quattro passi, ma non per fare una passeggiata, eh? Quattro passi vuol dire quattro impegni molto importanti che ci preparano, ci avvicinano alla grotta di Betlemme, al Natale. Il primo passo che dobbiamo fare di questi quattro è la preghiera. Ecco, quindi bisogna che questa settimana, da domani soprattutto, perché comincia domani la novena di Natale, 9 giorni dobbiamo fare questi passi,
La preghiera è il primo passo importante. Dobbiamo mettere la preghiera fatta bene, per esempio, al mattino quando ci alziamo, non di corsa, ma fare un momento proprio di preghiera, e poi anche alla sera, prima di addormentarci, un bel momento di preghiera, e poi magari anche durante il giorno trovare un momento in cui è tutto tranquillo, ci ritiriamo un attimo nella preghiera o passiamo in chiesa per una preghiera. Insomma, il primo passo verso il Natale, la grotta di Betlemme, è la preghiera, e questo è molto importante. Il secondo passo è il nostro dovere. Noi ci alziamo, diciamo la preghiera, poi andiamo a lavorare, ecco il dovere. Il lavoro, per i bambini la scuola, è importante insomma anche la famiglia, quanti doveri bisogna fare in famiglia, soprattutto per senso di responsabilità e di aiuto verso gli altri che vivono con noi. Ecco, i compiti per i bambini, insomma, fare le cose davvero, fatto, il dovere fatto bene però, non con stanchezza, con malavoglia, con no, vado, faccio le mie cose bene, con senso di responsabilità e di buona volontà. Poi c'è il terzo passo che potrebbe essere il servizio, che è un favore, una generosità, un piacere che posso fare una persona, un po' di volontariato, ecco, fare qualche cosa, un servizio che può essere utile a tante persone. Quando si è utili si è davvero cristiani, e quindi qualche piccolo servizio proviamo a metterlo dentro, magari fare la spesa per una persona, aiutare un anziano, trovare qualche un servizio, voi bambini, i vostri nonni, magari fare una visitina, un piccolo servizio di aiuto. Il quarto passo anche è il sacrificio, che è da una parte un po' una rinuncia a qualche cosa, nello stesso tempo questa rinuncia diventa un dono, diventa una generosità, un'opera buona che uno può fare. Ecco questi quattro passi, andiamo a fare quattro passi verso la grotta di Betlemme, sono molto importanti. Io suggerivo qualche volta anche ai bambini, se fate il presepio, davanti alla grotta di Betlemme mettete una strada sola e poi mettete quattro protagonisti, che può essere il papà, magari un pastore, la mamma può essere una contadinella e voi bambini, e può essere le pecorelle, ecco una o due pecorelle, e provate ogni giorno a dire ho fatto i quattro passi, la mamma li ha fatti i quattro passi, ha fatto una preghiera in più, ha fatto un dovere in più, un sacrificio in più, un servizio in più. Allora in base a questo uno fa fare la sua statuetta dei quattro passi verso la grotta, si avvicina alla grotta. Poi si fa come una gara, magari arriva prima la mamma o prima il papà o prima la pecorina, perché magari voi siete stati più bravi a fare questi quattro passi. Ogni giorno, ogni sera, vedere se l'avete fatti, fate quattro spostamenti verso la grotta e vediamo chi arriva primo da Gesù, cioè nel senso che uno tutti i giorni ha fatto questi bei quattro passi e si è avvicinato al Natale del Signore. Ecco, questo il battistrada Giovanni Battista ci dice, fate questi quattro passi perché è il modo migliore per avvicinarci al Signore. E un altro pensiero però, il battistrada Battista ci indica anche la luce, perché oggi abbiamo sentito che lui è venuto come testimone della luce. La luce è Gesù, lui è il testimone. Allora sarebbe il testimone quello che porta la lampada. Quando il battistrada nel buio cosa fa? Ha davanti la lampada, gli altri seguono perché lui c'ha la lampada, c'ha la pila, e allora io posso seguire perché seguo lui che c'ha la luce, mi indica la strada giusta, mi fa fare la strada buona senza cadere in qualche difficoltà, in qualche guaio. Ecco, quindi, ecco, allora cos'è questa luce? E la luce è il Vangelo, vedete. Giovanni Battista ha detto che Gesù è la verità Gesù ce l'ha portata col Vangelo, lui quindi ha questa luce che ha in mano e noi dobbiamo seguire il Vangelo che poi Gesù ci ha dato. Il Padre Celeste aveva creato il mondo con una bella luce, una bella strada dove era tutto illuminata, solo che poi gli uomini non hanno seguito la luce della parola di Dio, la luce dei comandamenti, la luce della sapienza, della verità e della giustizia, e hanno spento la lampada, hanno spento la luce, hanno rotto l'impianto elettrico che aveva creato il Signore e sono caduti nel buio.
ecco, nel peccato, nelle tenebre del male. Il diavolo, dice Gesù, è il principe delle tenebre, ci ha messo pure lui il suo impegno per rovinare la luce di Dio, per distruggere le opere di bene che sono luce nel mondo e poi per creare degli impianti di luce molto fuori, sbagliati, per esempio la discoteca o il nightclub, che ci fanno pensare un pochino a un mondo senza Dio, a un mondo pieno di vizi, di peccati, eccetera, eccetera. Sono luci artificiali, luci psichedeliche che non sono la vera luce di Dio, non è il Vangelo. Giovanni Battista è il battistrada con la luce in mano. Ci dice questo, dovete seguire la luce che Gesù ha portato, la sua verità, la sua sapienza, i suoi valori, i suoi principi. Ecco, questo Vangelo è la vostra luce, la luce del Signore. Ecco, io quando ero professore nelle superiori, un giorno ho dato un compito da fare ai ragazzi. Ho detto, scrivete così, su un foglio, una frase del Vangelo che vi viene in mente. Così, scrivete qualche frase del Vangelo, qualche parola di Gesù, no? È possibile, se avete 15-16 anni, non vi ricordate. Provate, scrivete quello che vi ricordate. Che delusione, che delusione. Nessuno si ricordava una frase del Vangelo. E Gesù ne ha dette tante di parole del Vangelo. Ma così al momento forse gli ho presi un po' l'improvviso, però blackout, buio, buio completo. Poi qualcuno ha cominciato magari a ricordare qualche cosa, ha suggerito agli altri, ma però alla fine io mi sono accorto che non avevano nessuna luce in testa. Cioè il Vangelo, l'avevano fatto catechismo, erano andati a messa, così, però buio, era rimasto proprio fuori, quella luce lì non si era accesa, l'impianto elettrico era saltato, insomma, non si accendeva nessuna lampadina e dire, ah sì, Gesù ha detto questo, Gesù ha detto quell'altro, ha detto questa frase, niente. E quindi vuol dire che tante volte forse abbiamo bisogno anche noi di lasciarci illuminare. Giovanni Battista ha detto, in mezzo a voi c'è uno che non conoscete, e qualche volta potrebbe riguardare anche noi, sì, conosco poco il Signore, non conosco neanche quello che lui ha detto, quello che lui ha insegnato, qualche cosa dovremmo ricordare, dovrebbe esserci accesa qualche luce nella nostra testa, nel nostro cuore, delle parole del Signore. Quindi vediamo proprio di riaccendere un pochino questa luce che nel mondo si è un po' spenta, il diavolo ha fatto di tutto per chiudere queste luci vere del Vangelo e di accendere altre luci che purtroppo ingannano tante persone. È come che uno va in discoteca o nel nightclub, cioè queste luci artificiali che non sono la luce davvero che deve illuminare la nostra vita, il nostro comportamento. E poi vi suggerisco una piccola luce che si deve accendere sulla nostra faccia, che si chiama sorriso. Questa è una bella luce, sapete, purtroppo è spenta sulla faccia di tante persone. Non sorridono più. Non c'è più proprio né un sorriso dentro di loro, neanche un sorriso verso gli altri, mentre dovrebbe essere una luce sia dentro sia fuori che deve esserci sul nostro volto. Dobbiamo avvicinarci al Natale accendendo questa luce del sorriso, se no sarebbe un triste Natale, anche se c'è tante luci esterne, le luminarie, il presepio illuminato, dappertutto c'è luce, ma se il cuore è spento, noi dobbiamo essere figli della luce. E la luce si vede quando noi sorridiamo. Ecco, quindi sorridere cosa vuol dire? Anzitutto affrontare la vita col sorriso luminoso, anche se capita un po' di buio, improvviso, magari perché arriva un problema, una sofferenza, una difficoltà, un incidente, un ostacolo, un lutto, eccetera, eccetera. Bisogna saper sorridere anche in queste situazioni. Ecco, dobbiamo togliere dal cuore questo buio della tristezza, dell'angoscia, della depressione, della paura, il sorriso sereno che riaccende davvero nella mente e nel cuore la speranza. Sì, vabbè, affrontiamo la vita è fatta così, ci sono dei momenti difficili, no? Se non si affronta la vita con un po' di sorriso, che cosa si fa? Insomma, si cade veramente in basso e nella tristezza più assoluta e più brutta. Quindi affrontare la vita col sorriso, le difficoltà col sorriso, ridere sopra certe situazioni in cui, vabbè, mi è capitato questo, pazienza, se andiamo avanti, si vive lo stesso, si cerca. E poi anche il sorriso nell'accostare le persone,
è importante, insomma, no? Accogliere gli altri, parlare con gli altri, sempre un po' con un po' di sorriso, anche se certe persone sono difficili, anche se hanno un carattere un po' negativo, anche se sono litigiose, insomma, anche se mettono sempre problemi. E vabbè, sorridi anche a quelle persone lì. Cioè, allora smonti un pochino le cose, sciogli un po' le difficoltà, crei attorno a te un ambiente sereno, accogliente. Tutti, e il sorriso è come un camino, no? Tutti, fa freddo, ci raccogliamo attorno al camino, un falò. Ecco, quindi quando si vede una persona che sorride, immediatamente attira attorno di sé, perché c'è tanta tristezza nel mondo, si ha bisogno di vedere un volto sorridente, di stare insieme a gente che sorride, che ti vuole bene, che ti aiuta, che ti guarda con affetto, anche se hai qualche difetto, vabbè, fa niente, insomma, sorridere anche sui propri difficoltà e su quelle degli altri, superando queste difficoltà, queste negatività che ci sono in tutti. Ecco, questa luce del sorriso, vediamo di riaccenderla o tenerla viva dentro di noi per arrivare a un bel Natale, in cui si sorride dentro, anche se c'è qualche difficoltà, e poi si sorride a tutti, anche se anche qui c'è qualche negatività. Vediamo davvero di accendere questa luce, di andare avanti con questa luce. Allora sarà un bel Natale luminoso, luminoso, soprattutto dentro il cuore e nelle nostre famiglie, nelle nostre case. Dopo il Vangelo. Non temere, Sion, non lasciarti cadere le braccia. Il Signore tuo Dio in mezzo a te è un Salvatore potente. Per te esulterà di gioia. Fratelli carissimi, accogliendo la testimonianza del precursore che ci invita a preparare la via del Signore, eleviamo con fiducia le nostre preghiere. Preghiamo insieme, diciamo: vieni, Signore Gesù. Per la Chiesa, che risveglia nei cuori l'attesa della Tua venuta, ti preghiamo. Vieni, Signore Gesù. Per la nostra società e per coloro che sono a servizio del bene comune, ti preghiamo. Vieni, Signore Gesù. Per i fratelli che non hanno la luce della fede, ti preghiamo. Vieni, Signore Gesù. Per i fratelli defunti, Colombo, Pietro e Orietta, Polese, Giuseppina, Pisano, Carmine, per tutti i nostri cari morti, perché siano accolti nella luce eterna del Paradiso, preghiamo. Sii vicino, Dio onnipotente, a chi ti aspetta con cuore sincero, a chi si sente tanto fragile e povero, dona la forza e la ricchezza della tua carità inesauribile, per Cristo nostro Signore. Prima di presentare i nostri doni all'altare, scambiamoci un segno di pace. Accompagniamo le offerte con il canto 37, a pagina 47. Danza d'amore, danza tuo Signor, danza di gioia e canta Lui. Danza d'amore, danza tuo Signor, danza di gioia e canta Lui. Come Davide per l'arca del Signor, danziamo al nostro Dio, si trova già in mezzo a noi il Re. Danza d'amor, danza tuo Signor,
danza di gioie canta lui, danza d'amor, danza tuo Signor, danza di gioie canta lui, come Maria da Elisabetta, io esulto e canto a lui, perché il Signore dimora in me, io canto alleluia. Danza d'amore, danza tuo Signore, danza di gioia e canta lui, danza d'amore, danza tuo Signor, danza di gioia e canta lui, come i pastori a Betlem, noi diamo gloria a lui e abbiamo visto fatte a noi le grazie del Signor. Danza d'amor, danza tuo Signor, danza di gioia e canta lui, danza d'amor, danza tuo Signor, danza di gioia e canta lui. Ci alziamo a rinnovare la nostra fede dicendo: credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocefisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Degnati di accogliere le nostre offerte, o Dio, che nel tuo Figlio ci hai dato il perdono e la pace. Conserva nella nostra comunità un amore concorde e fraterno per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, renditi grazie, Dio, e lodarti con cuore esultante. La nostra redenzione è vicina, l'antica speranza è compiuta. Appare la liberazione promessa e spunta la luce e la gioia dei santi. Per questi doni di grazia, uniti i cori degli angeli, eleviamo insieme l'inno di lode. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni del gloria. Osanna nell'alto dei cieli.
Veramente santo sei tuo Padre e fonte di ogni santità. Santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Cena, allo stesso modo prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per molti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo questo calice, annunziamo la tua morte, Signore, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli, con Sant'Ambrogio, San Maurizio, San Gaetano, San Padre Pio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Allo spezzare del pane, il Salvatore sta per venire nello splendore della sua gloria. Teniamoci pronti ad accogliere il regno di Dio. Guidati dallo Spirito di Gesù,
illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Alla comunione. Ho sperato nel Signore, Egli mi ha ascoltato. Ecco, la nostra salvezza è vicina. Ha dato ascolto al mio grido, ha reso sicuri i miei passi. Canto 42, a pagina 48. O cieli, piovete dall'alto, o nubi, mandateci il
cantiamo il canto numero 2 a pagina 36. La mano nella tua, io metto mio Signore, cammino accanto a te e non ti lascerò. La tua parola tengo nel cuore, non me la scorderò. Alla tua mensa ritornerò con gli altri amici tuoi. La mano nella tua, io metto mio Signore, cammino accanto a te e non ti lascerò. Del tuo perdono io canterò e ad altri lo offrirò. Della tua pace dono farò a chi non sa cos'è. La mano nella tua, io metto mio Signore, cammino accanto a te, non ti lascerò. Per questo pane che tu mi dai, stanco non sarò mai, forza d'amare ritroverò anche per chi non l'ha. La mano nella tua, io metto mio Signore, cammino accanto a te e non ti lascerò. Preghiamo. Conduci, o Padre, con te la dimora eterna la tua famiglia, che nel convito di salvezza già gusta la gioia della tua presenza, per Cristo nostro Signore. Ricordo ai bambini, ma anche agli adulti se vogliono, domenica prossima, che è la domenica prima di Natale, di portare il bambinello. Se avete fatto il presepio, spero che l'avete fatto, portate il bambino soltanto, che così lo benediciamo, come fa il Papa, che benedice i bambinelli dei presepi prima di Natale. Ecco, quindi lo portate, lo mettete qui sull'altare. Ricordo che Don Bassano ha preparato i suoi cesti da centro tavola per il Natale, se volete acquistarlo, è un ricordo per lui, un aiuto per lui, per la sua attività del Tetto Fraterno. Fuori c'è anche un banchetto di vendita, tutto il devoluto va per le missioni, per i popoli delle missioni, dove c'è tanta povertà e sofferenza. Non c'è il Natale che c'è da noi, che è Natale pieno di tante cose, loro sono nella massima povertà, e allora se acquistiamo qualche cosa poi andrà a beneficio di questi nostri fratelli, che fanno un Natale molto più magro, molto più povero, e quindi possiamo anche un po' aiutarli. Il Signore sia con voi. Kyrie eleison. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Andiamo in pace. Buona domenica a tutti. Canto 34. Maranatha, vieni Signor, verso te Gesù le mani noi leviamo. Maranatha,
Vieni, Signor, prendici con te, salvaci, oh Signor. Guardo verso le montagne, donde ci verrà il soccorso. Il soccorso vien da Dio, che ha creato il mondo intero. Maranatha, vieni, Signor, verso te Gesù le mani noi leviamo. Maranatha, vieni, Signor, prendici con te e salvaci, oh Signor. Sorgi con il tuo amore, la tua luce splenderà, ogni ombra svanirà, la tua gloria apparirà. Maranatha, vieni, Signor, verso te Gesù le mani noi leviamo. Maranatha, vieni, Signor, prendici con te e salvaci, oh Signor. Santo è il nostro Signor, il peccato egli portò, dalla morte ci salvò, e la vita noi donò. Maranatha, vieni, Signor, verso te Gesù le mani noi leviamo. Maranatha, vieni, Signor, prendici con te e salvaci, oh Signor. La parola giungerà sino ad ogni estremità, testimoni noi saremo nella tua verità. Maranatha, vieni, Signor, verso te Gesù le mani noi leviamo. Maranatha, Signor, prendici con te e salvaci, oh Signor. Ringraziamo te, Signor, a te, Padre Creatore, allo spirito d'amor, vieni presto, Signor. Maranatha, vieni, verso te Gesù le mani noi levia. Maranatha, vieni, prendici con te e salvaci, oh Signore.